Allo stadio ieri e chi era allo stadio con la Fiorentina l'hai nominato adesso, c'è cioè il sindaco di Napoli. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Carissimo sindaco di Napoli, buongiorno a lei e grazie per la sua naturalmente disponibilità. Ieri mi sembra di averla vista allo stadio, mi sembra di averla vista abbastanza festante. Ma io non so, forse lei non mi ha visto bene, perché l'ha abbastanza. Devo essere equilibrato, sindaco, devo essere equilibrato. Ieri anche l'ho visto impazzire di gioia. Ieri chi stava allo stadio e chi stava davanti a una televisione o chi stava solo davanti a una radio e tifa Napoli ha esultato. Penso che ieri è stata una giornata che non si vedeva da tantissimi anni, un Napoli fortissimo che ha vinto contro una squadra, devo dire, molto forte, soprattutto negli ultimi 20 minuti. Si vede quella tenacia, quella concretezza, quello spirito di squadra, ma anche degli schemi di gioco veramente che fanno della squadra una grandissima squadra. Insomma, veramente è stata una bellissima serata, tra l'altro anche di grandissima civiltà sportiva. Il ricordo di Luca De Filippo, un tifo molto bello, insomma, una bellissima serata. Sindaco, prima scherzavamo e ci sono quelle solite voci cattive, maligne, che la inquadrano come tifoso dell'Inter. Lei ha sempre manifestato la sua fede al Napoli e la passione le è nata ai tempi di Maradona, giusto? Sì, giusto. Però non mi state cercando in tutti i modi, no, di... Attenzione, fermi tutti. Ma non ci riuscirete. non ci riusciremo. No, le male lingue che mi insegnano da anni. Nella vita, quando uno è onesto e dice le cose come stanno, c'è sempre qualcosa che si deve ricamare attorno. Quello appartiene alla mia infanzia. Io ricostruisco la mia vita per com'è. Mio padre era un grande tifoso dell'Inter, perché visse insomma a Milano nella fine degli anni 60, che erano gli anni di Elenio Herrera, e ovviamente quel tifo di mio padre me bambino mi condizionò. Poi, come andai alle scuole medie della nostra città, sono diventato non solo tifoso del Napoli, ma negli anni d'oro, quegli anni che adesso secondo me stanno ritornando, che parliamo dell'84, 88, 90, insomma quel periodo là, io sono stato tifosissimo con l'abbonamento all'epoca in curva B, scendevo dal Vomero a piedi per andare a vedere le partite, eccetera. Poi dopo i mondiali del 90 un po' di schifo del calcio francamente mi è venuto per tutto quello che si sono mangiati, e sono stato un tifoso un po', diciamo, più dietro alla televisione che allo stadio. Poi sono stato travolto dal mio lavoro di magistrato, sono andato anche qualche anno fuori, ma dal 79-78 sono tifosissimo del Napoli. E noi questo volevamo sentire, Ma le faccio una domanda. Voglio dire, da 40 anni ormai sono. Ah. E anzi, sono anche orgoglioso di farlo in modo, come dire, razionale, nel senso che quando ce ne sono le cose da dire che non vanno le dico, quando c'è da avere un'interlocuzione autonoma col presidente lo faccio. Insomma, sono una persona trasparente. Per cui, allora, avendo raccontato questa storia qualche anno fa, in qualche momento di tensione qualcuno caccia quel riverbero, anzi, diciamo, cancelliamolo, via. No, ma quella è la storia di una vita. Io penso che invece adesso bisogna essere molto contenti, perché vedo, certo, una città che va forte e una squadra che va fortissima, quindi questo è un motivo per noi di grande orgoglio. Vedo una città in crescita, con grande entusiasmo, tantissimi turisti, tantissima voglia di Napoli, vedo una squadra di orgogliosi che fa un bellissimo calcio. Adesso bisogna essere compatti, ce lo siamo detti anche ieri col presidente, bisogna lavorare tutti insieme per una grande città e una grande squadra. Io penso che non ci ferma più nessuno. Sindaco, io la ringrazio. Questa è per chiarire una volta e per sempre: il nostro sindaco è tifosissimo del Napoli. È il suo volto. Dovevamo liberare le ultime nuvole. Lo sono fin troppo. Le nuvole vengono messe apposta. Caro sindaco, ieri l'abbiamo vista gioire. Ieri abbracciava la qualsiasi dallo stadio. Lei l'ha sentita quanto tutti i napoletani la volevo. Detto, è bello così, dai. Ieri c'era veramente una bella atmosfera. Sono molto felice perché veramente vedo un gran lavoro. Devo fare i complimenti alla squadra, ma anche moltissimo all'allenatore, che ha dato secondo me una grande inquadratura a questo Napoli.
Va perfetto. Bene. Sindaco, io naturalmente la ringrazio per la sua presenza, qualche altra volta la disturberemo. Come no, per farle anche un test di napoletanità, scherzo, scherzo. Assolutamente. La ringraziamo. Il test che volete, la verità, l'elettroshock. No, addirittura. No, sindaco, la ringraziamo, le auguriamo una buona giornata e grazie ancora per aver inaugurato questa nostra trasmissione. Buon lavoro, sindaco, buon lavoro. Arrivederci. Grazie a lei.